Uomini e donne anticipazioni, Gemma ama Giorgio, una coppia va via. Anticipazioni uomini e donne, Gemma dichiara amore a Giorgio, Manila e Fabrizio vanno via insieme. Le nuove puntate del Trono Over sono state registrate questo pomeriggio, 15 novembre 2017. Nello studio di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a grandissimi colpi di scena. Si parte da un video riassuntivo della scorsa puntata e alla reazione di Gemma Galgani. La dama di torno è in lacrime e ricorda con piacere le labbra di Giorgio e il tempo trascorso insieme a lui. Nella scorsa puntata, lei lo ha invitato a cena e a grande sorpresa, alla fine, si sono visti. I due sono molto emozionati e Manetti non dimentica di fare i complimenti alla sua ex per la sua eleganza. Successivamente, la signora del parterre femminile lascia tutti senza parole e dichiara di essere ancora innamorata del cavaliere di Firenze. In ogni caso, lui non cede e la saluta. La Galgani finisce così, ancora una volta, in lacrime. Oggi, in studio, Gemma rivela che qualcosa non le è chiaro. Secondo la dama, Giorgio è un po' troppo controllato. Intanto, Gianni e Tina chiedono alla Galgani come riuscirà a conoscere altri uomini dopo la sua ultima dichiarazione d'amore a Manetti. La discussione va avanti a lungo e alla fine, il cavaliere ribadisce di non voler cambiare idea nei confronti della donna. Entra poi Guido, il giovane medico che la dama stava frequentando. Lui è molto arrabbiato e attacca senza giri di parole Gemma. Per il cavaliere, la signora manipola gli uomini che vengono a conoscerla. Finita la discussione, lei decide di ballare nuovamente con Giorgio. In tutto questo trambusto, Gianni e Maria si rendono conto delle smorfie di Anna. Trono Over, uomini e donne, Manila e Fabrizio lasciano lo studio. Anna giustifica le sue espressioni come dissenso nei confronti di Gemma e non come gelosia nei riguardi di Giorgio. In ogni caso, l'opinionista è convinto che lei sia innamorata del cavaliere. Al centro dello studio arrivano Manila e Fabrizio. I due si stavano conoscendo, ma poi hanno avuto una lite a causa di Sossio, ex conoscenza della bella dama. Oggi raccontano di aver trascorso un bellissimo weekend e alla fine escono insieme dalla trasmissione.